Un drappo rosso blu che sventolava al vento del porto antico. Era questo lo scenario che ci si sarebbe trovati davanti questa sera, partecipando alla cena di Natale del Genoa, una cena dove hanno presenziato i giocatori, dove ha presenziato la dirigenza del club più antico d'Italia e dove ha fatto da madrina della festa anche Camille Cabaltera, una delle star della quinta edizione di X Factor. Una serata che devolverà parte dell'incasso all'ospedale Gaslini, con cui il Genoa e lo sponsor Evviva nelle ultime settimane hanno dato vita a un fitto programma di incontri e iniziative benefiche a sostegno della struttura ospedaliera genovese. Una serata a cui ha preso parte anche per la prima volta il primo cittadino della città di Genova, in questo caso Marco Bucci, a cui è stata consegnata una maglia rossoblu e che poi ha raccontato il perché dell'importanza di un evento di questo genere. Io sono particolarmente contento di essere qui per tanti motivi, vi dico i principali. Il principale perché questa sera è una festa dello sport e allo stesso tempo è una festa della città e allo stesso tempo è una festa della città sul mare, perché adesso siamo circondati dall'acqua. Qui abbiamo la società più senior, come si dice, vero? Del campo del calcio. Come sapete io non sono un tifoso di calcio, io ho sempre seguito la vela, l'alpinismo e il football americano. Quindi non mi fate domande sul calcio perché sono assolutamente ignorante. Ecco, mi farete diventare tifoso, mi farete diventare soprattutto esperto. Però vi dico questo, chi fa sport oggi e chi segue sport oggi, anche se non lo pratica, e le società che aiutano le persone a seguire lo sport, sono cose assolutamente importanti nel tessuto della società di una città. Una città che non fa sport è una città che è destinata a morire. Una città che non ha associazioni e società che si occupano di sport è una città che non fa il futuro dei propri figli, perché queste cose si fanno da giovani soprattutto, e soprattutto non fa il futuro anche di quelli che fanno i tifosi nel tempo. Ecco, è importante che noi manteniamo queste tradizioni, è importante che noi manteniamo questo modo di vivere lo sport, che deve essere uno sport sano, che deve essere uno sport che dà ricaduta sul tessuto della città, e che soprattutto ci aiuta a fare la città del futuro, la città che noi vogliamo, la città che deve diventare la prima città del Mediterraneo. Io vi ringrazio tutti perché voi siete affezionati a questa squadra, vi ringrazio perché avete un sentimento sulla squadra, allo stesso modo avete un sentimento sulla città. Avete un sentimento sulla città di Genova come lo avete sul mare, qui veniamo anche al mare perché ora siamo circondati dal mare. E dopo le parole del sindaco Bucci è bene ricordare che ci ha fatto molto piacere anche vedere Ugo, storico custode del Pio Signorini, presente alla cena benefica di questa sera, perché Genoa negli anni continua.